qual è il segreto per l'impasto perfetto, che ne so, di una margherita? La cosa fondamentale è usare, si parte dalla farina, che deve essere di ottima qualità. Non è un impasto a base di farine raffinate, ma noi usiamo una farina macinata a pietra con grani certificati 100% italiani provenienti da agricoltura biologica, e non per ultimo una farina molto ricca di fibre, di modo che possiamo aiutare il nostro organismo per una corretta digeribilità del prodotto. I segreti di una pizza perfetta li conosce bene Renato Pancini, inserito tra i migliori pizzaioli italiani che si contenderanno il 10° premio Italia a Tavola, personaggio dell'anno dell'enogastronomia e dell'accoglienza, concorso lanciato da Italia a Tavola, uno dei più autorevoli e importanti portali dedicati alla ristorazione e all'ospitalità. 36 professionisti da ogni zona d'Italia che sono stati individuati come maggiormente rappresentativi della buona pizza. È stata una notizia che ci ha colmato di soddisfazione, non però con questo che non ce l'aspettavamo. È stato un lungo percorso quello che abbiamo fatto in questi anni, e abbiamo rafforzato sempre di più la nostra squadra. Il trend è assolutamente in crescita e abbiamo creato un team eccezionale, e dove nel frattempo è maturata la consapevolezza e la decisione di dedicarci al solo pizza. Renato Pancini, titolare di Alfoger a Ponte alla Chiassa, è l'unico rappresentante di Arezzo e provincia selezionato nella categoria dei pizzaioli. Il suo nome si affianca a quello dei grandi maestri napoletani e dei più stimati innovatori del settore. Abbiamo già superato il trentennale di attività. Era il lontano 86 quando il Foguer è aperto. Nel frattempo gli anni sono passati, io ho rilevato l'intera quota societaria e nel frattempo i figli sono cresciuti e adesso mi affiancano. Adesso Riccardo, che nel frattempo ha terminato tutto quanto il ciclo dell'Università della Pizza ed è diventato responsabile degli impasti, e mentre invece mia figlia Federica, che da poco mi ha reso nonno, è responsabile della sala. Siamo un gruppo che sfioriamo i 20 dipendenti, perciò una realtà impegnativa dove non sono permessi errori. Perciò sempre stare sul pezzo, e questo riconoscimento ci sprona sempre più a raggiungere obiettivi sempre più ambiti. Nella sua semplicità comunque sia, questa la margherita è quella che rimane sempre la regina di tutte le pizze. Ecco qua, e buon appetito.